Cari fratelli e sorelle, buon Natale. La parola di Dio che ha creato il mondo e dà senso alla storia e al cammino dell'uomo si è fatta carne ed è venuta a abitare in mezzo a noi. È apparsa come un sussurro, come il mormorio di una bellezza leggera, per colmare di stupore il cuore di ogni uomo e donna che si apre al mistero. Il Verbo si è fatto carne per dialogare con noi. Dio non vuole fare un monologo, ma un dialogo, perché Dio stesso, Padre, Figlio, Spirito Santo, è dialogo, eterna e infinita comunione d'amore e di vita. Venendo nel mondo, nella persona del Verbo incarnato, Dio ci ha mostrato la via dell'incontro, del dialogo. Anzi, Lui stesso ha incarnato in se stesso questa via, perché noi possiamo conoscerla e percorrerla con fiducia e speranza. Sorelle e fratelli, che cosa sarebbe il mondo senza il dialogo paziente di tante persone generose che hanno tenuto unite famiglie e comunità? In questo tempo di pandemia ce ne rendiamo conto ancora di più. La nostra capacità di relazioni sociali è messa a dura prova. Si rafforza la tendenza a chiudersi, a fare da sé, a rinunciare ad uscire, ad incontrarsi, a fare le cose insieme. E anche a livello internazionale c'è il rischio di non voler dialogare, il rischio che la crisi complessa induca a scegliere scorciatoie piuttosto che le strade più lunghe del dialogo. Ma queste sole in realtà conducono alla soluzione dei conflitti e ai benefici condivisi e duraturi. In effetti, mentre risuona intorno a noi e nel mondo intero l'annuncio della nascita del Salvatore, sorgente della vera pace, vediamo ancora tanti conflitti, crisi e contraddizioni. Sembrano non finire mai e quasi non ce ne accorgiamo più. Ci siamo abituati a tal punto che immense tragedie passano ormai sotto silenzio. Rischiamo di non sentire il grido di dolore e di disperazione di tanti nostri fratelli e sorelle. Pensiamo al popolo siriano, che vive da oltre un decennio una guerra che ha provocato molte vittime e un numero incalcolabile di profughi. Guardiamo all'Iraq, che fatica ancora a rialzarsi dopo un lungo conflitto. Ascoltiamo il grido dei bambini che si leva dallo Yemen, dove un'immane tragedia dimenticata da tutti da anni si sta consumando in silenzio, provocando morti ogni giorno. Ricordiamo le continue tensioni tra israeliani e palestinesi che si trascinano senza soluzione, con sempre maggiori conseguenze sociali e politiche. Non dimentichiamoci di Betlemme, il luogo in cui Gesù ha visto la luce e che vive tempi difficili anche per le difficoltà economiche dovute alla pandemia, che impedisce ai pellegrini di raggiungere Terra Santa, con effetti negativi sulla vita della popolazione. E pensiamo al Libano, che soffre una crisi senza precedenti, con condizioni economiche e sociali molto preoccupanti. Ma ecco, nel cuore della notte il segno di speranza. Oggi l'amor che muove il sole e le altre stelle, come dice Dante, si è fatto carne. È venuto in forma umana, ha condiviso i nostri drammi e ha rotto il muro della nostra indifferenza. Nel freddo della notte protende le sue piccole braccia verso di noi. Ha bisogno di tutto, ma viene a donarci tutto. A Lui chiediamo la forza di aprirci al dialogo. In questo giorno di festa lo imploriamo di suscitare nei cuori di tutti aneliti di riconciliazioni, aneliti di fraternità. A Lui rivolgiamo la nostra supplica. Bambino Gesù,
dona pace e concordia al Medio Oriente e al mondo intero. Sostieni quanti sono impegnati a dare assistenza umanitaria alle popolazioni costrette a fuggire dalla loro patria. Conforta il popolo afghano, che da oltre 40 anni è messo a dura prova da conflitti che hanno spinto molti a lasciare il paese. Re delle genti, aiuta le autorità politiche a pacificare le società coinvolte da tensioni e contrasti. Sostiene il popolo del Myanmar, dove intolleranza e violenza colpiscono non di rado anche come la comunità cristiana e i luoghi di culto e oscurano il volto pacifico della popolazione. Sii luce e sostegno per chi crede e opera andando anche controcorrente in favore dell'incontro e del dialogo e non permettere che dilaghino in Ucraina le metastasi di un conflitto incancrenito. Principe della pace, assiste l'Etiopia nel ritrovare la via della riconciliazione e della pace attraverso un confronto sincero che metta al primo posto le esigenze della popolazione. Ascolta il grido delle popolazioni della regione del Sahel che sperimentano la violenza del terrorismo internazionale. Volgi lo sguardo ai popoli dei paesi del Nord Africa che sono afflitti dalle divisioni, dalle disoccupazioni e dalla disparità economica e alleva le sofferenze di tanti fratelli e sorelle che soffrono per i conflitti interni in Sudan e Sud Sudan. Fa che prevalgano nel cuore dei popoli del continente americano i valori della solidarietà, della riconciliazione e della pacifica convivenza attraverso il dialogo, il rispetto reciproco e il riconoscimento dei diritti e dei valori culturali di tutti gli esseri umani. Figlio di Dio, conforta le vittime della violenza nei confronti delle donne che dilaga in questo tempo di pandemia. Offri speranza ai bambini e agli adolescenti fatti oggetto di bullismo e di abusi. Dà consolazione e affetto agli anziani, soprattutto a quelli più soli. Dona serenità e unità alle famiglie, luogo primario dell'educazione e base del tessuto sociale. Dio con noi. Concede salute ai malati e ispira tutte le persone di buona volontà a trovare le soluzioni più idonee per superare la crisi sanitaria e le sue conseguenze. Rende i cuori generosi per far giungere le cure necessarie, specialmente i vaccini, alle popolazioni più bisognose. Ricompensa tutti coloro che mostrano attenzione e dedizione nel prendersi cura dei familiari, degli ammalati e dei più deboli. Bambino di Betlemme, consenti di fare presto ritorno a casa ai tanti prigionieri di guerra, civili e militari, dei recenti conflitti e a quanti sono incarcerati per ragioni politiche. Non ci lasciare indifferenti di fronte al dramma dei migranti, dei profughi e dei rifugiati. I loro occhi ci chiedono di non girarci dall'altra parte, di non rinnegare l'umanità che accomuna, di fare nostre le loro storie e di non dimenticare i loro drammi. Verbo eterno, che ti sei fatto carne, rendici premurosi verso la nostra casa comune, anch'essa sofferente per l'incuria con cui spesso la trattiamo. Esprona le autorità politiche a trovare accordi efficaci perché le prossime generazioni possano vivere in un ambiente rispettoso della vita. Cari fratelli e sorelle, tante sono le difficoltà del nostro tempo, ma più forte è la speranza, perché un bambino è nato per noi. Lui è la parola di Dio e si è fatto infante, capace solo di vagire e bisognoso di tutto. Ha voluto imparare a parlare,
come ogni bambino, perché noi imparassimo ad ascoltare Dio, nostro Padre, e ad ascoltarci tra noi e a dialogare come fratelli e sorelle. O Cristo, nato per noi, insegnaci a camminare con Te sui sentieri della pace. Buon Natale a tutti. Angelus Domini, nunciavit Maria. Et concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fia mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in questum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per reunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Amen. Precibus et meritis, Beate Maria, Semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Autiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Onium Santorum, Miseriatur Vestri, Omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vostrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonem soperibus, tribat vobis omnipotens misericordiae Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.